Concetta. Presente. Gallo Tridico. Gaetani Vincenza. Polito Francesco. Presente. Passato Domingo. Presente. Curcio Vincenzo. Presente. Amato Francesco. Presente. Rosso Franco. Presente. Scannelli Giacomo. Presente. Novellino Mario. Presente. Curcio Guido. Allora, passiamo a discutere l'ordine del giorno. Primo argomento, lettura e approvazione verbali seduta precedente. Allora, verbali numero 24 del 17 luglio 2023, lettura e approvazione verbali della seduta precedente. Numero 25 del 17 luglio 2023, ad oggetto, ratifica della variazione di bilancio, votasi con deliberazione di giunta comunale numero 67, del 4 luglio 2023, ad oggetto variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2023-2025 ai sensi dell'articolo 175,4 del decreto legislativo 267 del 2000, numero 26 del 17 luglio 2023, ad oggetto variazione al bilancio di previsione 2023-2025 annualità 2023. Votiamo. Passiamo all'analisi del secondo argomento, modifica del piano triennale opere pubbliche 2023-2025 conseguente variazione del documento unico di programmazione triennio 2023-2025, relazione segretaria del programmato. Allora, tra gli strumenti di programmazione adottati nell'ambito dell'ENDE rientra anche il piano triennale delle opere pubbliche 2023-2025. Il piano triennale costituisce una parte integrante del documento unico di programmazione. Sotto questo punto di vista, quindi, nell'ultimo anno è stato approvato a più riprese e con varie modifiche il piano triennale delle opere pubbliche. Nello specifico, una prima programmazione è stata effettuata con la delibera 103 del 2022. In questo caso, infatti, si andava ad adottare da prima il documento unico di programmazione e il relativo schema di piano triennale dei lavori pubblici. Con la delibera 28 del 28-12 del 2022, la numero 118, è stata approvata una prima integrazione al piano triennale delle opere pubbliche. La medesima, o meglio, ulteriore integrazione è stata poi adottata, sempre con delibera di giunta, con la numero 51 del 2023. Da ultimo, il documento unico di programmazione, che come abbiamo detto costituisce lo strumento principale di programmazione di cui il piano triennale è una parte di programmazione settoriale, è stato approvato di giunta, come detto, con la delibera 56 del 2023 e il Consiglio successivamente con la 19 del 2023. La base di una nota a firma del responsabile dell'ufficio tecnico è stata comunque evidenziata la necessità di apportare integrazioni alla programmazione delle opere pubbliche. Da ciò dunque è derivato che con la delibera comunale numero 81 del 2023 è stata una ulteriore integrazione del piano triennale delle opere pubbliche, come approvato con delibera 19 del 2023, delibera approvativa sia del PUC sia della programmazione triennale. Proprio perché la programmazione delle opere pubbliche rientra nella competenza del Consiglio Comunale, sarebbe necessario successivamente ad una modifica apportata dalla Giunta Comunale una successiva approvazione del Consiglio. Per quanto riguarda dunque gli interventi che sono stati introdotti, o comunque spostati ad esempio dalla seconda annualità alla prima annualità, individuiamo l'intervento di sistemazione delle strade montane che intercorrono tra Battaglia e Casaletto, la sistemazione del punettone e realizzazione parcheggio verso la località Croce, l'intervento di completamento e di qualificazione dell'impianto sportivo a servizio delle contrade rurali, il completamento e finitura dei lavori presso il cimitero, la manutenzione straordinaria della strada comunale e la sua strada numero 16. Questi interventi di fatto sono confluiti in quella che è la prima annualità. Da ciò dunque ne deriva che il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare la programmazione delle opere pubbliche 2023-2025, che risulta di fatto essere allegata, come è stata di fatto già adottata con la deliberazione di Giunta Comunale 81 del 2023. Per l'effetto è chiamata a deliberare circa la
integrazione e modifica del documento unico di programmazione 2023-2025. Inoltre è chiamata a deliberare in ordine alle limitate specificità. Ovviamente ci sono sia i pareri tecnici da parte degli uffici, sia il parere da parte dell'organo di direzione economica finanziaria. Parere positivo. Passiamo alle votazioni e votiamo per l'immediata esecutiva. Terzo argomento, variazione di assestamento generale 2023-2025, articolo 175-22 e salvaguardia degli equilibri di bilancio 2023. Relaziona il dottor Lentieri. Allora, già con delibera della Commissione Comunale 23 del 27 giugno 2023 è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025. Il testo unico in due articoli, 175,8 e 193,2, disciplina istintivamente l'assestamento generale di bilancio e il provvedimento di salvaguardia dei debiti. In particolare, il 175,8 stabilisce che entro il 1 minuto di Commissione Comunale, della variazione di assestamento generale verifica effetto una verifica generale di ogni voce di entrata e di spesa, compresi i fondi di riserva e i fondi di riserva in cassa, al fine di assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio, del pareggio di bilancio. L'articolo 1293,2 del testo unico stabilisce che le periodicità stabilite dal regolamento di contabilità e comunque entro il 1 luglio, almeno una volta il 1 luglio, proprio consigliare adotto un provvedimento volto a dare atto di rimanere gli equilibri generati in bilancio con un caso di accertamento negativo ad adottare determinati provvedimenti. Diciamo che con la salvaguardia degli equilibri viene fatto una sorta di valutazione prognostica, cioè di quello che può essere l'andamento della gestione, onde verificare se lo stato dell'arte si possa pervenire al risultato positivo o negativo. Nel caso in cui fosse accertato che l'accertamento di stesso negativo, cioè insomma, ci fosse un'emergenza degli equilibri, l'ente dovrebbe adottare ogni misura volta per ripristinare il pareggio, quindi sia per quanto riguarda la gestione di competenza che la gestione di cassa. In questa fase, con la salvaguardia degli equilibri, inoltre quindi si va a riconoscere l'errore del fondo di bilancio dell'articolo 94 e adottare ogni misura volta alla volta ad adeguare il fondo dei difficoltà, sia come stanziato nel bilancio previsto, che sia quello approvato per l'attuazione del rendiconto della gestione, qualora la gestione dei residui faccia prevedere dei residui diversi. La salvaguardia e l'assestamento quindi sono dei provvedimenti che richiedono un intervento a 360 gradi dei vari responsabili di area, coinvolti direttamente in tali attività, su impulso di responsabilità finanziaria. Con nota 2249 del 19 luglio ho chiesto ai responsabili delle aree di verificare e segnalare eventuali assenze del vincolo di bilancio da riconoscere e eventuali mezzi di copertura. Ho chiesto di segnalare eventuali situazioni anche a giudicare gli equilibri di bilancio che possono essere risolte per le quali risulta necessario effettuare opportuni accantonamenti di spese potenziali ed eventuali variazioni di bilancio da portare con un bilancio di 25 allontanato. Ora, sono state rese delle note da parte del responsabile tecnica, amministrativa e anche dal sottoscritto. Ora, quindi, questa rappresentazione degli allegati alla presente deliberazione. Da tali note, quindi, emerge l'assenza di criticità nella gestione dei residui, l'assenza di debito di bilancio da riconoscere, l'assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio per i quali bisogna, è necessario effettuare tutti gli accantonamenti e comunque la necessità di effettuare alcune variazioni di bilancio per individuare capitoli particolari e parte stessa del bilancio 2023. Sulla base di tali note sottoscritta redatto una relazione tecnico-finanziaria quindi che rappresenta un allegato, l'allegato 7 alla presente alla deliberazione del proposta del Consiglio del Consiglio. Nella relazione quindi per sommi dati gli aspetti saliti della relazione sono i seguenti. Viene innanzitutto rappresentate le variazioni che sono state ad oggi adottate sia dalla Giunta sia dal Consiglio Comunale sia dai responsabili di servizio, insomma 12 nuove variazioni. Nella relazione si dà atto che il consuntivo del 2022 è stato approvato con un
avanzo libero, parte disponibile, pari 566.087,42, e un fondo per i benefici accantonato di 160.000 euro. Ora, nella relazione si dà atto che qualora è nel gesto di situazioni pregiudizienti per l'equilibrio, l'ente potrebbe far ricorso ad ogni economia di spesa e a tutte le entrate, ad eccezione delle entrate vincolate e quelle provenienti dalla istituzione di prestiti. Potrebbe far ricorso ad alienazioni di beni patrimoniali disponibili ed altre entrate in conto capitale per iscrivere in parte capitale, e in subordine utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione che, come previsto l'articolo 137,2, non può essere applicata per tale fattispecie, quindi per questa quota degli equilibri solo casi in cui ci sono dei fuori bilancio da riconoscere. Allora, nella relazione inoltre mi viene dato atto che con l'assestamento, quindi in virtù del principio applicato 4/2 al decreto di sostegno 18/2011, quindi con l'assestamento va effettuata una verifica puntuale sui capitoli riguardano i lavori pubblici, no? Quindi per verificare l'esistenza di eventuali variazioni da portare. Quindi vanno effettuate eventuali variazioni per la regola di funzione di pagamento effettuato dal tesoriere per azioni esecutive non si disposte, che l'unica serata che non ne ha, okay. Inoltre verificare la comunità del fondo di esigibilità sia con le stanziate del bilancio di previsione sia con l'accantonato dei risultati dell'amministrazione. Ora, adesso delle verifiche interne, possiamo dire che allora, per quanto riguarda la gestione dei residui, al 11 anno 2022 avevamo residui attivi per crediti per 774.576,65 e sono stati disposti alla data del 19 luglio, allora 163.963,41, quindi sono stati pagati, sono al 11 anno 2022, sono residui passivi per 619.662,49, sono stati pagati al 19 luglio 388.602,45. Non si ravvisano al momento situazioni pregiudizievoli di bilancio inerenti alla gestione dei residui. Per quanto riguarda invece l'equilibrio di competenza, dobbiamo dire che il bilancio di previsione fu già redatto nel rispetto di equilibrio di bilancio considerato con una serie. E comunque i responsabili stanno hanno verificato la necessità di apportare alcune variazioni, in particolare l'ufficio tecnico, quindi a fine di inserire il bilancio, quindi delle opere pubbliche, fanno parte del primo anno di una modalità del piano delle pubbliche 2025, quindi ha evidenziato la necessità di apportare le variazioni mediante l'applicazione di avanzo vincolato, che sta prendendo l'ultimo rendiconto approvato, per un totale di 663.000 euro di scatti di opere pubbliche, quindi che insomma che sono in corso di attuazione, ma per esempio i quali c'è il stato operativo. Nella relazione diamo atto che ad oggi il comune di Casaletto Spartano non si trova in alcuna delle situazioni previste dagli articoli 95 e 322 del testo unico, ossia non sta utilizzando entrate vincolate per le di cassa, né si trova in anticipazione di tesoreria. Tanto è vero che per quanto riguarda il libro della gestione di cassa, quindi l'andamento quindi è in perfetto equilibrio, perché al 21 luglio 2023 tiene conto del fatto che al 1 luglio, al 1 gennaio 2023, il fondo di cassa era di 3.600.000,46. Sono state riscosse le versate per 1.182.805,13, residuo delle versate da riscuotere per 200 euro e riscossioni da regolarizzare per 250.472,69. Per cui il totale delle entrate al 21 luglio 2023 sulla entrata 5.084.595,13. Alla stessa data del 1 luglio i mandati pagati sono 1.174.972,73, quindi da pagare 5.963,70, pagamenti da regolarizzare 248,02. Il totale delle uscite al 21 luglio è 1.175.75, per cui abbiamo un saldo di diritto di 3.853.405,83, un saldo di fatto 3.859,74,53, con un totale di fondi vincolati per 1.669,329,54. Per quanto attiene alla riserva di cassa, il bilancio va iscritto con un importo pari a 6.000 euro, in questa fase viene individuato 1.900 euro per una questione di prudenza, quindi al netto di questa variazione, praticamente il fondo
conto di riserva di cassa ammonterà a 6.900 euro. Per quanto riguarda invece il fondo per l'esigibilità, come ho prima ricordato, quindi il punto 3.3 dell'allegato 4.2 al 2011 richiede che questa parte, la salvaguardia del fondo per l'esigibilità, stanziato nel bilancio di previsione da 41.000 passi a 42.000 eccetera. All'esito sempre delle verifiche effettuate dagli uffici non ci sono tempi fuori il bilancio da riconoscere. E ad ogni modo praticamente mi sta una relazione che prende conto di finito con a determinato i famosi valori comuni 2.3 che sono stati competenti di bilancio di complessivo con valori positivi, per cui ad oggi praticamente si conferma che per l'anno di primo di bilancio della gestione di cassa e della gestione di competenza. Allora, sulla proposta di operazione è stata acquisita il parere di comunità tecnica e contabile, nonché il parere favorevole delle previsioni dei conti, per cui il Consiglio è chiamato a deliberare il reato delle comunicazioni responsabili della finanziaria legato 2, dell'area tecnica legato 3, dell'area amministrativa legato 4 e della relazione tecnico-finanziaria dell'altra responsabile dell'area finanziaria legato 6. Il reato per ragioni di problemi si prevede di incrementare lo stanziamento del fondo di disciplina e di bilancio di ulteriori 1.100, quindi per cui il fondo viene determinato in euro 42.100. Il reato per lo stanziamento del fondo di riserva viene incrementato in termini di competenza di cassa di 900 euro, per cui viene determinato in 6.200 euro. Di dare atto che al momento non sono problemi sul bilancio delle conoscenze ai sensi dell'articolo 194 del futuro, di accertare ai sensi dell'articolo 193 sulla base dell'istruttoria effettuata dalla responsabilità della economia finanziaria, concerto con i responsabili degli altri servizi e alla luce dell'interazione dell'assestamento generale di bilancio, il permanente equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenze che per quanto riguarda la gestione dei residui di cassa, tanto da assicurare il pareggio con la potenziale per la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti. Il dato di bilancio del 2025 è corretto con i limiti di finanza pubblica che dalla sentenza della legge 145 del 2018 a partire dal 2019 si concretizza nel rispetto di un risultato finale di competenza non negativo. Di dare atto che la presente deliberazione costituirà legata per il conto dell'esercizio 2023, che verrà pubblicata la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ente della posta di sezione dell'amministrazione trasparente e di dichiarare con separate di votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134. Procediamo con le votazioni. Non votiamo che come vi è eseguito. Quarto argomento, comunicazione e variazione di cassa, relazione segretaria del dottor Damato. Conformemente a quanto previsto in ambito del nostro regolamento di contabilità, precisamente all'articolo 19.4, si dispone un dovere di comunicazione da parte della Giunta nei confronti del Consiglio Comunale, da dove vengono apportate delle variazioni rispetto a quelli che sono gli stanziamenti di cassa. Il termine entro cui deve avvenire la comunicazione è quello di 60 giorni, che nel caso di specie risulta essere rispettato. In particolar modo le variazioni di cassa, cioè le variazioni rispetto quelli che sono degli stanziamenti di cassa previsti nell'ambito del bilancio di previsione in quello 2023-2025 annualità 2023, ecco, dette variazioni sono state apportate con la delibera 64 e la delibera 79 del 2003. Nello specifico, attraverso quella che è la delibera numero 64, si è proceduto con una riduzione del capitolo relativamente che è destinato alla realizzazione del polo dell'infanzia, una riduzione di 400.000 euro. Con la medesima vi è passato un incremento di 6.000 euro per quanto riguarda quello che è il fondo di cassa di riserva, che poi è stato ulteriormente individuato in sede di assestamento. Con viceversa, attraverso quello che è la delibera 79 del 2003, si è proceduto con ulteriori riduzioni degli stanziamenti di cassa, in particolar modo 60.000 euro per quanto concerne per quanto concerne lo stanziamento relativo alla ristrutturazione dell'edificio comunale, 228.000 euro per quanto attiene al recupero della cerretta a Valle Frassino, 250.000 per quanto riguarda l'intervento di messa in sicurezza
fatto che sulla base dello stato dell'arte degli interventi posti in essere si ritiene che non sarà relativamente al 2023 un'erogazione del corso di liquidità di 20 posti. Non si tratta di una propria commedia, ma di una mera comunicazione.